Non smetteremo di cercare la verità. Con queste parole, i familiari di Simonetta Cesaroni, la segretaria di 20 anni brutalmente uccisa con 29 coltellate il 7 agosto 1990 a Roma, in via Carlo Poma 2, negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, hanno ribadito la loro determinazione. Nonostante l'assassino non sia mai stato identificato, negli ultimi mesi sono emersi documenti che potrebbero finalmente portare a una svolta nel caso. Per questo motivo, Paola Cesaroni, la sorella di Simonetta, ha richiesto alla Procura di Roma, tramite il suo avvocato Federica Mondani, di sottoporre a test del DNA tutte le persone che, all'epoca, gravitavano attorno all'ufficio dove avvenne il delitto. In particolare, ha chiesto di investigare sui dipendenti degli ostelli, che, con le loro bugie e reticenze, hanno ostacolato le indagini fin dall'inizio. Antonio Del Greco, ex poliziotto che per primo si occupò del caso, ha confermato la gravità della situazione. In oltre 40 anni di carriera non mi è mai capitato un caso come questo, dove tutte le persone interrogate hanno mentito, racconta. Il presidente regionale degli ostelli, Francesco Caracciolo di Sarno, disse di non conoscere Simonetta, ma nell'agenda della ragazza c'era il suo numero di telefono. Il datore di lavoro di Simonetta, Salvatore Volponi, dichiarò di non conoscere l'indirizzo dove l'aveva mandata a lavorare. I colleghi dell'ufficio di Via Poma affermarono di non averla mai vista di persona. E perfino i portieri, che di solito aiutano gli investigatori a svelare i segreti di un condominio, mentirono. Gli errori commessi dagli investigatori hanno peggiorato ulteriormente la situazione. La scena del crimine fu inquinata, molte tracce di sangue non furono repertate e gli alibi dei dipendenti degli ostelli non vennero verificati. Inoltre, i fogli sui quali venivano registrate le presenze di lavoro degli impiegati non furono sequestrati e sparirono misteriosamente. Questi documenti, che si trovavano su un tavolino nella stanza dove fu scoperto il corpo di Simonetta, sono stati ritrovati solo nell'aprile scorso, dopo ben 34 anni. Tra le nuove rivelazioni, risulta che una collega di Simonetta, Giusy Faustini, aveva il rientro pomeridiano al lavoro quel giorno, ma non firmò l'uscita. Era nell'ufficio quando Simonetta fu uccisa? Vide qualcosa? La Faustini ha dichiarato di essere andata via alle 14:15, ma i fogli firmati smentiscono parzialmente questa versione. Un altro nome che emerge dai documenti è quello di Pier Paolo De Risi, un uomo di 28 anni che all'epoca lavorava presso l'ufficio e che mai venne interrogato. Il suo nome appare sul foglio del 10 luglio, indicando che era presente in ufficio dalle 8 alle 14:40. De Risi avrebbe potuto fornire dettagli utili alle indagini, ma è morto lo scorso 31 maggio. Perché non venne mai interrogato? E perché, dopo il delitto, gli investigatori non concentrarono l'attenzione sui colleghi di Simonetta e sugli abitanti del condominio di Via Poma? Gli alibi non furono tutti verificati, mentre la polizia si focalizzò sul portiere del palazzo, Pietrino Vanacore, che fu arrestato e subito prosciolto. 2 anni dopo il delitto, nonostante la richiesta del padre di Simonetta di indagare sull'ufficio dove lavorava sua figlia, un giovane, Federico Valle, nipote di un anziano architetto che abitava nel condominio di Via Poma, fu accusato del delitto, pur non avendo alcun legame con gli ostelli. Federico venne poi prosciolto. Solo nel 1997 il magistrato Settembrino Nebbioso richiese di cercare i fogli delle presenze dei dipendenti degli ostelli, ma ormai quelli relativi al periodo tra il luglio e il novembre del 1990 erano stati distrutti. In quel momento era impossibile verificare i rientri pomeridiani dei colleghi di Simonetta. 3 anni dopo, il padre della ragazza chiedeva alla procura di archiviare le indagini, ormai segnate da amara delusione, che avevano aggravato il suo stato di salute. Ma Claudio Cesaroni non smise mai di cercare la verità. Nel 2001, quando il magistrato Roberto Cavallone richiese un incontro informale, l'uomo gli rivelò alcuni dettagli che diedero nuova linfa alle indagini. «Ogni mese qualcuno depone una rosa rossa sulla tomba di mia figlia», gli disse.
Grazie a questa pista si scoprì che il misterioso visitatore era un regista teatrale. Per approfondire il caso, un maresciallo dei carabinieri, Flora De Angelis, che aveva la stessa corporatura e gli stessi capelli castani lunghi e mossi di Simonetta, si travestì da vittima. Si truccò e si presentò come una spettatrice in un teatro abruzzese, dove l'uomo stava dando uno spettacolo. Lui la notò subito e si avvicinò per conoscerla. L'investigatrice, fingendosi Simonetta, si presentò. «Piacere, Simonetta». Si scambiarono i numeri di telefono e lui fu intercettato mentre raccontava a sua madre di aver conosciuto una ragazza uguale a Simonetta, con le stesse mani affusolate. Si scoprì che l'uomo non aveva alcun legame con il delitto. L'attenzione si spostò quindi sulle persone che conoscevano più da vicino la vittima. Flora De Angelis, ancora travestita da infermiera, si infiltrò al Policlinico di Roma, al capezzale della moglie di Salvatore Volponi, il datore di lavoro di Simonetta, cercando di ottenere informazioni utili. Anche questa pista non portò a nulla di significativo. Nel frattempo, durante le indagini, sul corpetto della vittima fu trovato il DNA di Raniero Busco, il fidanzato di Simonetta, che venne indagato e processato per omicidio. Ma la sua innocenza fu accertata. Il 26 febbraio 2014, la Corte di Cassazione lo assolse definitivamente. Il caso cadde nel silenzio per anni. Poi, nel 2022, le indagini furono riaperte. Il presidente regionale degli Ostelli, l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, morto nel 2016, finì sotto i riflettori. Una sua ex segretaria dell'epoca rivelò che l'uomo aveva fornito un alibi falso, sebbene confermato da tre persone. In seguito, i carabinieri si concentrarono su Mario Vanacore, figlio del portiere Pietrino Vanacore. Secondo gli investigatori, Mario si sarebbe recato nell'ufficio di Via Poma per scroccare qualche telefonata e, trovando Simonetta, l'avrebbe aggredita e uccisa. Questa teoria fu considerata fantasiosa, tanto che la stessa procura chiese l'archiviazione del caso. Oggi, dopo 34 anni, gli esami genetici rappresentano l'unica speranza di risolvere il mistero. Lo afferma la biologa Marina Baldi, specializzata in genetica forense, che nel 2004 ha eseguito le comparazioni del DNA trovato sul corpetto della vittima, confrontandolo con quello di una trentina di individui. Sul corpetto non c'era solo il DNA di Busco, ma anche quello di altre persone, afferma Baldi. Sarebbe interessante scoprire a chi appartengono.